Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video di Scribble.io. Come funziona? Ah sì, ok, si muove il Max e lo muoviamo in questa maniera. Siamo tornati su Scribble.io, signori miei. Io sono Maullo941, episodio non mi ricordo, 14.000. Comunque, io sono Maullo941, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il sostegno che state dando e darete a questa serie. Spero vi piaccia, come comunque sta piacendo a me. Che sta a fare quella là sopra? La ballerina là sopra che sta a fare? Che problemi c'ha lì? Highlander, io vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, link in descrizione se mi volete aggiungere, e se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni lo potete fare tramite PayPal, sempre trovate il link in descrizione per poterle fare. Detto questo, partiamo con il video. Ok, signori miei, noi ricordo che avevamo preso questa stella. L'abbiamo presa? No, l'abbiamo fatta. Auto dei pompieri, trasforma una station wagon in auto. L'abbiamo fatto questa. Tant'è vero che c'è la stellina lì. L'abbiamo presa questa stella, sì. Ora, vediamo che altre stelle ci sono qui vicino. Ok, c'è la tizia. Ci sono vari tizi, ok. Non lo so, raga, questa è come la lente d'ingrandimento al museo. Non ne ho la più pallida idea. Cerchiamo qualcosa di più semplice. Devo far ripartire il cuore di questo manichino. Come si chiamano? Defibrillatore. Come si scrive? Defibrillatore. Così? Defibrillatore, ecco. Più o meno ci siamo capiti. Dai, zia, fallo partire. Bello. Mamma mia, è partito. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso mezza stella. Il barbone totale starite. 6. Allora, lui è qualcosa che ha bisogno d'aiuto. Russa così forte che non posso dormire. Crea un oggetto. Tappi, orecchie. Intendevi? Perché non mi capisci, zio? Perché non mi capisci? Allora, tappi. Ecco, tieni i tappi per poter dormire, zio. Oh, perfetto, questa l'abbiamo fatta. No, non voglio, voglio andare da qui, dalla Lander. Non trovo più il mio elmo. Aspettate, l'elmo. L'elmo, aspettate, l'elmo forse è quello là sotto. Riesce a scendere? L'elmo. Raccogli. Sali. Andiamo dalla tizia. Tieni il tuo elmo, consegna. Sei contenta? Ce l'abbiamo fatta, bella e rosa. Oh, perfetto. Vedete, è facile. Alcuni sono facili. Questa che problemi c'ha? Che ore sono? Posso andare a casa adesso? Crea oggetto. Orologio. Ecco, un bello orologio così. Orologio d'ufficio. La facciamo fashion la tizia. Tieni l'orologio. Ti piace l'orologio? Sì, l'ora di andarsene, bene, levati dalle scatole. Prima di fare qui lo zombie con la stelletta sopra, vediamo che problemi c'ha questi. Questa bistecca deve essere resa più tenera prima di poterla cuocere. Aggiungi aggettivo. No, lui, che c'entra? La bistecca. Bistecca. Blocco appunti. Crea aggettivo. Tenera. Ce l'abbiamo fatta? Sì, apposta, abbiamo fatto contento pure il vigile del fuoco con la carne tenera. Andiamo a vedere questo che cosa vuole invece. Invasione della caserma, aiuta i sopravvissuti a difendersi dall'invasione degli zombie. Ok. Dai così, distruggiamo gli zombie, raga, distruggiamo gli zombie. Che siamo diventati? Degli scienziati. Che cosa? La città è stata invasa dagli zombie, ogni sopravvissuto deve essere soccorso. Aiuta il dottore a curare le ferite del pompiere. Ok. Aiuta il dottore a curare le ferite del pompiere. Ok. Aiutami a guarire le sue ferite. Crea oggetto. Benda. Tieni, dagli una bella benda. Così lui lo possiamo curare con te. L'ho presa, raga. Non pensavo di riuscirci con la benda. Ci sono riuscito. Ok. È il sogno di qualsiasi giocatore. Dalle qualcosa per respingere l'orda. È il sogno di qualsiasi giocatore darle qualcosa per respingere l'orda. Come? Devo scendere. Darle qualcosa per respingere l'orda. Crea oggetto. Mitra. Dai così, zia.
Uccidili tutti, sì, con un mitra direttamente. L'orfana è piuttosto scossa, ha bisogno di qualcosa per calmarsi. Crea oggetto. Orsacchiotto. Un bello orsacchiotto, così sei contenta. È ancora triste? Non è più triste. Oh, meno male. Beh, il generale è convinto che sia possibile combinare alcuni semplici oggetti per creare una macchina da guerra. Metti 3 oggetti nel riguardo per creare un Mac. Sì, aspettate un attimo, devo far scendere Maxwell però. Che devo fare? Non ho capito. Sta a fare le flessioni. Ho bisogno di componenti per dare mobilità e capacità di offesa e di difesa. Quindi crea oggetto. Ruote, perché senza ruote non andiamo da nessuna parte. Ruota, una, ti basta, una ti basta. La ruota gli è piaciuta, ok, ha aggiunto della mobilità al Mac, ok. Ora che cosa dobbiamo fare? Che dobbiamo fare ora? Crea oggetto, cannone, un bel cannone arma. Lo mettiamo pure lì dentro. Ok, aggiungo qualcosa per combattere i zombie, perfetto. E qualcosa in metallo, qualcosa di appiccicoso per unire gli oggetti. Ah, perché non parli prima, zio? Colla. Tieni. Lega. Riempi. Cosa è successo? Hai aggiunto qualcosa di appiccicoso per unire le parti? Sì, me la sputate tutte fuori. Cioè, ma stai scherzando? Una cosa deve essere evacuata. Distelli i zombie mentre gli altri sopravvissuti fuggono. Salta nel Mac quando sei pronto. Saliamo sul Mac. Dai, monta. Spasciamo tutto. Dai, e come funziona sta cosa? Sì, vai così, dai così. No, più basso. No, non dobbiamo attaccare. Dai. No, attacca. Attacca, dai così, attacca, distruggiamoli tutti. Abbiamo creato un mech che è potentissimo, attacca. Psh, bello così, raga, siamo troppo forti. Addirittura, scusate, quelli volanti di cosa stiamo parlando? Sono geneticamente modificati. Attacca anche lui, attacca. Lui devi attaccare, zio. Mannaggia, mi sta a tirare i calci. Vuoi attaccare? Attaccalo. Ok. Dai, è così, attacca. Ma quanti zombie ci sono, raga? Ma in che mondo viviamo? Dai, è così. C'è anche uno zombie con le corna. Ma bellissimo questa cosa dei pompieri. Oh, ce l'abbiamo fatta. E quindi io sono rimasto qua con... Scusatemi, sono rimasto con gli zombie. Me lo posso portare a casa questa cosa? È bellissimo. Dai, è così. Che cos'è? Il Metal Gear, raga. Abbiamo creato il Metal Gear. Va bene. Posso recuperare la stella? Sì, stella presa. E finalmente invasione della caserma completato. Siamo riusciti a portarci a casa la missione dei pompieri. Abbiamo 7 starite, raga. Se non sbaglio ce ne manca una per andare avanti. Ok, ragazzoli, siamo usciti da qua. Che cos'è questa cosa? A che serve? Interagisci. Che abbiamo fatto? Non si sa. Boh. Va bene, riusciamo a passare di qua? Sì. Andiamo alla metropolitana, raga. Vediamo se riusciamo alla linea di sotto. Vediamo cosa ci porta. Benvenuto alla linea di sotto. Ah, grazie, gentilissimi. Ecco qui, siamo in metropolitana. Mamma mia, che problemi hanno tutti quanti. Dove partiamo noi? Ok. Guarda che carino, bombolo. Allora, credo, sono affamato. Questo distributore è vuoto. Crea merendine. Dai, è così. Meringa. Va bene, la meringa. Ecco, la mettiamo lì dentro. Così si riempie e lui mangia. A posto, con una meringa lui si è saziato. Ok, e uno l'abbiamo raggiunto. Questa che problemi c'ha? Potrei guadagnare del denaro se imparassi a fare qualcosa. Aggiungi aggettivo. Chitarra. Dai, così. Impara a suonare. E diventa. Mamma mi insegna a pescare a un mendicante. Va bene, lasciamo perdere. Questa che problemi c'ha? Dovrei asciugare queste pozze d'acqua. Mocio. Scrive così, mocio. Bello. A posto. E questa è andata pure. Ottimo. Altra starite per noi. Andiamo avanti. Questo è stella, quindi sarà cosa pesante. Sono stanca di stare in piedi. Blocca appunti, crea oggetto. Sedia volante.
Eccola qua, signora. Dovrebbe essere anche volante. Che cos'è? Per i miei piedi stanchi. Vabbè, lasciamo perdere, non facciamoci domande. Saliamo qua sopra. Cosa vende qui l'ortolana? Consigliere comunale. E quindi? Non è una stella? No, non è una stella. Pensavo fosse una stella. Questa che problemi c'ha? Vorrei comprare qualcosa da questo stand, ma sono al verde. Crea denaro. Denaro. Facciamo beneficenza, raga. Denaro, tieni qua, zia. Eccolo qua. Vai e compra quello che vuoi. Ha comprato un girasole. Bello così. C'è altro? No. Ok. Torniamo giù, raga. Facciamoci qua. Stanno a fare la bublù. E aiuta questo artista di strada a sviluppare la sua carriera da rockstar. Ok. Facciamoci quest'altra starita, raga. Vediamo cosa ci comporta. Vediamo cosa ci comporta. Vuoi essere una stella del rock? Per prima cosa ha bisogno di uno strumento migliore. Ok. Decisamente sì, zio. Mamma mia, che razza di batteria. Batteria. Batteria musicale. Dai, è così, zio. Nella metropolitana uno con la batteria si vede. Questo strumento è magnifico, ma la mia band suonerebbe molto meglio con ulteriori membri. Ok. Chitarrista. Mi spunta il chitarrista. Ok. E abbiamo il chitarrista. Poi altro, zio. Questa sigla è una band. Ora abbiamo bisogno dell'apparecchiatura per mettere su un vero spettacolo. Casse. Cassa. Audio. Bella così, dai, è così, zio. Yeah, perfetto. Un palco, la mia batteria è sparita. E questi stanno a fare un concerto in metropolitana. Ma non ci creiamo questi problemi. Io recupero la mia starite, che è la numero 8. Rock da strada completato. Dovrebbe essere la numero 8. Quindi, se non sbaglio, riusciamo ora a spostarci da questo paese. Livello completato. Ottimo lavoro. Nuovi livelli sbloccati. Vai da Lilli. Vai da Lilli. Andiamo da Lilli, signori miei. Buona così, buona così. Abbiamo sbloccato nuovi livelli. Consegniamo le 8 starite a Lilli. Che vediamo se si sblocca un poco. È contento, è contento. Oh, che bambino simpatico. Chi è questo Mini Minions? Mini Maxwell. Sta a volare col... È volato con l'aquilone. È volato con l'aquilone. Lilli è triste e sta diventando sempre più di pietra. Ottimo così. Ci si è sbloccata la nuova zona dell'isola, signori miei, ma questa la vedremo nel prossimo episodio. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!